Amici di Nostro Mare, 4 novembre siamo arrivati a Key West, ci eravamo lasciati a Fiumicino con Maurizio Schepici che era con noi per la partenza, Marco Pennesi invece già aveva anticipato la partenza perché ricordiamo che la barca qua ci è arrivata un po' di tempo fa, tu eri preso anche con la fiera di Fort Lauderdale e oggi abbiamo visto una grande festa d'accoglienza che insomma hanno festeggiato anche l'arrivo di un team italiano, forse non se l'aspettavano nemmeno loro. Penso che è una novità per tutti. Per me finalmente ho raggiunto l'obiettivo, dopo tantissimi anni che provo questa avventura sono riuscito, forse, anzi, probabilmente grazie a Maurizio che è un pazzo come me, e con le nostre sole forze finanziarie stiamo tentando questa avventura e spero di portare a casa un bel risultato perché ce lo meritiamo. Penso che siamo l'unico team da quando esiste l'offshore che tenta una cosa del genere con le proprie forze. Sì, economiche, ricordiamo forse anche tecniche, perché qua abbiamo messo in campo veramente tutto quello che può essere considerato l'eccellenza della tecnologia e della nautica italiana, perché questa è un'imbarcazione che veramente rappresenta il Made in Italy. Si può dire che questo è tutto Made in Italy. La questione tecnica per me ormai è scontata, ma per gli americani no, anzi vedranno qualcosa di particolare. Per la prima volta in vita loro vedranno correre e gareggiare un diesel, spero anche performante, in mezzo a tutte le loro barche a benzina, con tutta la tecnologia per loro sconosciuta che noi abbiamo portato qua. Sembrerà una cosa strana, ma penso che noi italiani siamo abbastanza forti e possiamo dimostrare tantissimo a tutti. Maurizio, se questo è stato il primo giorno, abbiamo visto questa sfilata eccezionale, tanta gente coinvolta, non ce l'aspettavamo nemmeno noi, veramente tantissimi appassionati che si avvicinano a questo sport. Se questo è il primo giorno non vogliamo neanche immaginare cosa succederà se questa barca domenica sale sul tetto più alto del mondo. Beh, questo non lo vogliamo dire adesso, penso che sia ancora presto per dire una cosa del genere. Veramente ne sono rimasto molto meravigliato. Comunque già si diceva che la gara direttamente a Key West di Superboat e Offshore faceva arrivare tantissima di quella gente da... Comunque, diciamo che è uno sport molto seguito e molto popolare qua in America, molto più che in Europa e soprattutto diciamo in Italia. Sì, qui è uno sport molto seguito. Ripeto, siamo tante barche, se non mi sbaglio circa 60-63 imbarcazioni iscritte. Ritornando al pilota e all'amico Marco Pennesi, già penso che abbiamo detto tanto. Lui, secondo il mio punto di vista, è il maestro d'ascia, chiamiamolo, dei compositi. Cosa devo dire? Io sono onorato di correre con Marco Pennesi con questa bellissima barca. Ripeto, siamo l'unica barca turbo diesel, vediamo in questi giorni cosa succede. Già da domani ci andremo in acqua a effettuare delle prime prove. La prima gara sarà, se non mi sbaglio, tra qualche giorno, giorno 7, e poi via via vediamo cosa succede. E allora, amici di Nostro Mare, da Key West, Florida, USA, 4 novembre, questo è stato solo il primo giorno, vi terremo aggiornati su tutto quello che accadrà da domani con le prove, con le tre gare in programma, tre gare veramente impegnative, abbiamo visto i team, sono tutti agguerriti, ovviamente noi facciamo il tifo per il nostro team italiano, qua però le barche sono venute tutte per vincere, quindi sarà tre belle gare. Noi cosa possiamo dire? Qua qualcuno sollevava la questione del fumo e speriamo che il fumo negli occhi ce l'hanno gli americani. Cercheremo di far capire che l'Italia è ancora viva, domani, dopodomani. Il mondo, secondo me, è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il Mondiale 2004, quindi... A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Sarà prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.